cominciare con una domanda al presidente Giuseppe Ruzza per sapere se all'interno della FIGC c'è la consapevolezza che in alcune parti il regolamento è arretrato e non è in grado di rispondere alle esigenze che la nostra società e che il nostro tempo invece richiedono, e se c'è un dibattito già attivo rispetto alla possibilità di modificare e di crescere in questo senso, partendo magari proprio dalla modifica dell'articolo 40. Allora, intanto buonasera e grazie dell'invito. Io qua credo. Bene, è un buon segno, non lo so. Io qua fra i tre credo che sarò l'accusato, no? In quanto rappresentante della Federazione Calcio. Desidero premettere innanzitutto che tante norme, non solo l'articolo 40, andrebbero riviste, tante noif, insomma, perché contengono. Ad esempio, in regime di dematerializzazione parlano ancora di consegna di documenti, quindi sia nella forma che nella sostanza andrebbero sicuramente rivisti. Devo anche dire però che l'articolo 40 originariamente è stato scritto e ideato a tutela proprio di questi ragazzi, a tutela di chi proveniva da certi paesi. Perché ne abbiamo viste, soprattutto nel calcio, troppe situazioni in cui questi ragazzi erano sfruttati diversamente. Erano portati qua, non andavano bene, erano lasciati al loro destino. E quindi l'articolo 40, tra tante cose, prevede anche degli adempimenti. Il numero, se sono extracomunitari che non hanno mai giocato, limite illimitato. Se invece hanno giocato con federazioni estere, massimo due per squadra, e prevede sicuramente, come dicevi tu, il certificato di residenza almeno al 31 gennaio, permesso di soggiorno almeno al 31 gennaio dell'anno successivo in cui ha inizio la stagione sportiva. Io non so se questo è un vincolo insormontabile. Sicuramente appare evidente, l'abbiamo detto, l'abbiamo discusso, ecco, e di questo per chi non mi conosce devo dire che io sono il presidente regionale, ma faccio, come dire, del problema sociale, dello sport in genere, del calcio in particolare, la mia ragione di vivere, nel senso che vengo, chi mi conosce lo sa, vengo dal settore giovanile, il settore giovanile ti insegna dei valori che tanti anni nei dilettanti non impari. Io vengo proprio dal settore giovanile e quindi abbiamo fatto dei progetti dedicati, gioco anch'io, imparo la lingua italiana attraverso il gioco del calcio, dedicati a quei ragazzi in difficoltà con l'apprendimento della lingua. Abbiamo collaborato col centro di prima assistenza dei profughi afghani presso vicino all'aeroporto di Tessera, dove abbiamo portato Rivera, Giacomini, Causio, tutta quella gente lì. Siamo in carcere a Treviso dal 2009, nel carcere minorile del 2009. Abbiamo collaborato col San Precario, perché il San Precario e anche l'attuale dirigenza dice sempre, e di questo siamo orgogliosi, che il maggior sponsor del paralpiede è il Comitato Regionale Veneto. Quindi voglio dire, siamo nel pezzo. Confermo, confermo. Questa è una precisazione un po' ruffiana, ma la dovevo fare, insomma. Allora, tornando all'articolo 40 delle NOIF, io credo che, e voi lo sapete perché il documento è già partito e quindi attendiamo risposte che non vengono, ovviamente anche quelle non vengono perché tanti sono i problemi. Spesso noi nei nostri consigli direttivi ci battiamo per questa ulteriore ghettizzazione di questi ragazzi. Perché tutti dicono, ma se vanno a scuola con i nostri ragazzi, ma se si allenano giustamente perché non possono poi giocare. Credo che dalla tutela originaria si sia passati veramente una vessazione che non può più continuare ad essere. C'è anche però, e qua dopo sarà Jacopo a illustrare meglio, ci sono norme FIFA e UEFA che vanno anche queste rispettate dalla federazione. Qualcosa abbiamo ottenuto con lo Ius Soli. Perché chi è in Italia
da tempo, prima del compimento dei 10 anni d'età, noi li abbiamo poi, se c'è il certificato di residenza storico in cui appuriamo che questi ragazzi sono non solo nati, ma sono in Italia da tempo prima dei 10 anni, cioè che sono in Italia prima dei 10 anni, noi ti seguiamo tutti quelli, non ce ne frega niente, non è che andiamo a chiedere autorizzazioni, l'articolo prevede questo, noi li tesseriamo, quindi qualcosa autonomamente riusciamo a fare. Certo è che questi vincoli ancora non sono stati modificati.